è stata trovata priva di vita, distesa sull'erba, lato monte lungo il fiume Murano, in località Rio Secco di Cagli. Questo pomeriggio, intorno alle 17.30, una donna di 60 anni, originaria del Belgio, ma che risiedeva da tempo in città con i parenti. Si era allontanata volontariamente dalla sua abitazione nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima dell'ora di cena, ma lasciando sulla tavola un foglietto dove chiedeva scusa ai familiari. La donna da tempo soffriva di disturbi depressivi ed assumeva per questo alcuni farmaci. Le ricerche sono state avviate nella giornata di oggi, dopo che i parenti si sono rivolti alle forze dell'ordine, che hanno avviato così subito un'operazione di ricerca interforze assieme al corpo dei vigili del fuoco. Ed è stato proprio un elicottero dei vigili del fuoco, partito da Bologna, ad avvistare lungo il greto del fiume il corpo della donna. I vigili del fuoco e i soccorritori si sono calati con il verricello per prestare soccorso alla donna dopo una notte passata al ghiaccio e con le basse temperature di queste ore, ma al loro arrivo sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Ora sull'accaduto sono state avviate le indagini che faranno luce sulle cause del decesso ed i motivi del suo allontanamento da casa. Oltre ai vigili del fuoco, gli uomini del 118 e i carabinieri di Cagli.